Pronto? Ma forse sta parla in giapponese. Sta ricevendo un diplomatico giapponese. Padre George, cosa fa, scusi? Stavo prendendo lezioni private di judo. Ma insomma, judo, non le sembra un po' eccessivo visto il ruolo che ricopre? Assolutamente no! Ha steso un altro. Lo sai che sua santità è cintura nera di karate? Ma non credo, dai. Terzo don. Ah, terzo don. Senta, ma il Vangelo non diceva di porgere l'altra guancia? È vero. Il Vangelo diceva di porgere l'altra guancia. Sì. Ma non dice che non devi schivare con una mezza rovesciata rotante e colpire con un calcio allo sternocleidomastoideo? Ma non facciamo solo sport violenti, facciamo anche atletica. Ad esempio, quali discipline? Il salto in lungo. Poi facciamo il salto in alto, ovviamente, e il salto con l'asta. E poi? E poi ce n'è un'altra? Sì. Facciamo una gara. Facciamo una gara di potenza. Potenza? Sollevamento preti. Ho capito. Senta, padre Gheorghe, ma lei non fa un po' troppa attività fisica? Diciamolo. Dobbiamo farla perché ci muoviamo sempre in macchina. Ah, e che macchina usate? No, ovviamente, tu sai, una Fiat Voluntas Day. Interno in porpora con congegni innovativi. Congegni innovativi? Innovativi. Ad esempio quali? Non lo posso dire, sono segreti. Uno, ce ne dica uno. So. Quando ad esempio cade qualche goccia di pioggia sul vetro anteriore, sì? Scatta automaticamente un meccanismo. Ah, vabbè, si azionano da soli i cristalli. No, smetti di piovere. Ah, vabbè. Grazie.